Ciao a tutti, sono Angela e vi ringrazio per essere qui con me in questa puntata speciale della Taroteca di Exoteric World, dedicata a San Valentino. E quale mazzo è più adatto all'occorrenza dei tarocchi romantici editi da Lo Scarabeo? Come potete vedere, la confezione è ancora integra, quindi avremo un vero e proprio unboxing, oltre alla solita osservazione delle carte. L'apertura del mazzo e la relativa ripresa video sarà fatta tutta in presa diretta, senza tagli, perché preferisco condividere con voi la sorpresa della scoperta delle carte, a discapito, e mi scuso preventivamente, di eventuali errori o inciampi verbali. Come sempre, al termine dell'esposizione delle carte, vi aspetta la visione in slideshow degli arcani maggiori, rigorosamente uno per uno. Bene, visto che questo è materialmente il regalo che ho ricevuto per San Valentino, non vedo l'ora di aprirlo e di farlo in vostra compagnia. Seguitemi e andiamo a scoprire insieme questo nuovo arrivo nella mia taroteca. Ciao di nuovo a tutti, eccoci qui con il primo passo per vedere questo mazzo di carte nuovo e la prima cosa da fare appunto è andare a aprire. Di solito c'è sempre una, eccola qui, una linguetta, l'ho trovata subito, sono stata fortunata. Questo di solito è una cosa che faccio da sola, quindi sono emozionata che ci siete voi a vedermi o chi lo sta guardando in questo momento. Ecco, allora andiamo a togliere la plastica. Allora, già da quello che vedo, vabbè, la confezione è classica dei tarocchi Lo Scarabeo. E vediamo un po', quindi anche qui è tutto impacchettato, anche qui c'è una bella linguetta, apriamo anche questa, olè, via tutto. Quindi qui alla fine abbiamo il nostro bel libricino, le due carte, ecco, se non sbaglio, appunto l'inizio e la fine, dove di solito c'è appunto la pubblicità e altre cose dello scarabeo. La nostra scatolina la mettiamo qui in modo tale che la possiate sempre vedere. Queste anche le togliamo. Mostriamo subito il dorso, che ho visto che è bellissimo. Ci sono queste belle rose, che sono appunto l'emblema del romanticismo. Libricino abbastanza, diciamo, beh, piccolino, però ci sta. Ci sono varie lingue. Andiamo ad individuare subito il nostro italiano, vediamo dov'è. Eccolo, l'ho trovato. Quindi ci dovrebbe essere una prima parte che introduce, ecco sì, la parte che introduce al mazzo e poi insomma parte con la spiegazione. Oioi, che bella sorpresona! Ho buttato subito l'occhio e questo è subito da dire, poi l'andremo a vedere. Perché da quello che vedo qui c'è scritto Coppe Venezia, Denari Roma e Bastoni Parigi e anche Spade Vienna. Quindi questo già mi fa capire che, senza che sono andata a leggere, però subito mi è caduto l'occhio qui, vuol dire che a ogni seme, rispettivamente per i quattro semi, è stata dedicata una città. Andiamo a vedere, sì, ok. Allora, di solito io il libricino tendo a lasciarlo un attimino da parte, quindi cerco di prendere subito contatto con le carte, però
di solito gli altri mazzi che magari vi ho fatto vedere anche fino adesso, siccome fanno parte di una collezione, quindi era già tutto scritto, diciamo, nel grande libro della collezione, appunto dello Scarabeo, e quindi non c'era il rispettivo librettino. In questo caso sì, quindi mi andava di farvelo vedere. Lo lasciamo un attimino da parte, così poi magari possiamo andare a vedere qualcosina, visto che è molto 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 particolare. Lasciamo un attimino così, poi lo riprendiamo. Io direi di cominciare subito. Ovviamente abbiamo mostrato subito questo bel dietro, queste belle rose rosse, e cominciamo con i nostri arcani maggiori. Io li andrei ad estrapolare così, come faccio di solito. Facciamo il nostro bel metodo per guardare tutto e cominciamo dal nostro matto. Vabbè, qui ovviamente potete anche poi, man mano che le metto pure alla fine, vedere nel complesso tutti gli arcani maggiori. Non solo, alla fine trovate lo slideshow per dargli ancora uno sguardo più attento. Qui abbiamo il nostro matto, che è già, lo vedo che è abbastanza diverso dai soliti mazzi. Qui c'è questo bel signore su un tavolo circondato da queste colombe. Cioè, allora, l'aria da matto, insomma, non dico che un po' ce l'ha, però quell'aria bella, felice, spensierata è sicuramente azzeccatissima. Quindi il nostro matto lo mettiamo qui e andiamo a vedere le altre carte, perché una delle cose anche che faccio subito è capire se ci troviamo davanti a un mazzo di tipo marsigliese, oppure Waysmith, oppure magari altri di nuova generazione. E adesso pian pianino lo andiamo a scoprire. Qui abbiamo il mago che diciamo, è abbastanza in linea, in questo caso diciamo, un po' con tutti, visto che ci sono rappresentati i vari semi, no? Quindi abbiamo spade, denari, coppe e il bastoncino, ecco, c'era in mano. Abbiamo la nostra papessa. Molto molto elegante, molto fine, sicuramente diversa da quella che si conosce comunemente. E sì, vabbè, si vede che è stata proprio appositamente pensata come una gran signora. Una cosa che è riconoscibile sono le due colonne dietro, qui potete vedere questa nera e questa bianca, e il libro dal quale esce questo segnalibro che termina con una mezzaluna. Quindi alcuni simboli, da quello che vedo, sono rappresentati. E adesso magari andiamo avanti per vedere gli altri. Qui abbiamo l'imperatrice, molto bella, fine anche lei. Ah, di solito sì, è vero, c'è uno scudo e qui è stato rappresentato su questo tappeto verde. Abbiamo l'imperatore, il papa. Papa, di solito ci sono i due accoliti, no? Che si vedono davanti a lui stesso. E qui probabilmente sono stati inseriti in questo fregio, in questa balconata. Mi sembra una bella idea anche questa. Abbiamo gli amanti, ovviamente non poteva che essere rappresentata in questo modo, nel modo più romantico possibile. Ovviamente questa è Venezia, sulla bella gondola, questo bacio travolgente, sì, molto molto bella questa. Il carro. Abbiamo questi simpaticissimi buoi,
con questa donzella sul fieno. Beh, è simpatica, carina. Sicuramente richiama molto l'idea di abbondanza, sì, di abbondanza, di felicità, diciamo, un raggiungimento, magari visto che questo carro è pieno, no? Pieno di questo o raccolto o fieno, sicuramente rappresenta proprio la pienezza e la felicità. Abbiamo la forza all'otto, quindi adesso vi interrogo, vediamo se sapete rispondere. Già da questa carta potete capire se ci troviamo di fronte a un mazzo di tipo Waitsmith o Marsigliese. Che tipo di mazzo è? Se avete risposto Marsigliese, ok, bocciati. Vi rimando a vedere la seconda puntata della mia taroteca, dove vado a spiegare. Ovviamente il titolo è Quale mazzo scegliere, e lì spiego la differenza tra le due tipologie e gli altri di nuova generazione. Quindi qui ci troviamo in Waitsmith, dove abbiamo la forza al numero 8. In questo caso è abbastanza simpatica la cosa. Prima di tutto perché effettivamente nel quadro qui dietro c'è proprio la forza di tipo marsigliese, però attenzione, vedete qui. E quindi si vede quest'uomo, sì, bello mio, vai, prova, prova, prova a togliere questa statua da lì. Sicuramente con la forza bruta qui non si ottiene nulla, quindi mi sembra una buona rappresentazione del fatto che bisogna usare un altro tipo di forza e non questa. Andiamo avanti con l'eremita che sta cercando qualcosa in questi cassetti aperti. Mi sembra anche abbastanza contento questo eremita, sì, perché è sicuro che con, diciamo, la luce della saggezza riuscirà a trovare ovviamente qualcosa qui dentro. La ruota, e qui abbiamo una bella giostra, la ruota, bella anche questa. Molto romantica. E appunto qui abbiamo la giustizia, questa signora bendata che scende queste scale in equilibrio perfetto. Dico così perché ha una bilancia dove da un lato presumo ci sia un simbolo di nobiltà, ricchezza, ecco, diciamo più ricchezza, e dall'altra ci sono questi fiori, queste rose che appunto vogliono simboleggiare i sentimenti, il cuore e l'affetto in genere. Quindi bisogna trovare sempre un equilibrio tra tutto. Abbiamo l'appeso, il sacrificio, che cosa non si fa per amore, appunto. In questo caso abbiamo la morte, molto affascinante questa signora con questo velo, questo vestito scuro in un cimitero, con questa ghirlanda di fiori rossi. Abbiamo la temperanza. La temperanza sì, è molto particolare perché di solito viene rappresentata con una figura femminile, e invece in questo caso credo che chi l'ha creata voglia in un certo senso rappresentare il lato della moderazione, cercando, no, di far vedere questa signorina che secondo me si emoziona abbastanza di fronte a quest'uomo qui, e quindi bisogna stare molto tranquilli e attenti a fare le cose con calma, con dedizione, con calma e con tranquillità. Sì,
senza giudizio ovviamente, senza lasciarsi coinvolgere troppo da situazioni un po' strane. Il diavolo è anche bello, c'è questa signora particolare che, se ci avete fatto caso, l'ho vista anch'io, vabbè, qui sicuramente potrebbe essere Moulin Rouge dietro, è legata, infatti qui alla caviglia, a questa catena, e anche le piume richiamano un po' il diavolo, no? Con queste messe proprio in questa posizione, no? Con queste corna qui, però ovviamente sono piume, e anche una pseudo coda dietro. Sì, molto carino questo diavolo qui, la rappresentazione di questo diavolo. Una cosa che ho fatto caso, che le carte non hanno un nome, anzi c'è solo il numerino corrispondente in alto e in basso al centro. Vediamo la torre. La torre sì, potrebbe essere quella di San Marco, Venezia. Almeno così sembra. Quindi abbastanza in linea con la tradizione. 17, le stelle, credo che voglia rappresentare con questa rosa dei venti un po' la caratteristica delle stelle di essere una speranza e una guida, no? Quindi qui c'è una coppia, donna, uomo. Ovviamente l'ombra, quindi mi dà proprio quella sensazione che l'amore, l'unione di questa coppia venga proiettata con speranza, con fiducia nel futuro, però comunque viene guidata, no? È comunque una cosa guidata. Bellissima, sì, mi piace molto questa carta qui. Tendenzialmente la stella è una delle carte più belle ovunque, in qualsiasi mazzo. Non solo per il significato, ovviamente. Abbiamo la luna, ovviamente qui è Parigi. Allora, la luna è abbastanza diversa, quindi in questo caso si allontana abbastanza, tranne per il fatto che ci sia appunto la luna piena che si vede. Sì, questa atmosfera notturna con queste nuvolette, però insomma abbastanza un cielo terso. Credo che voglia prendere il lato romantico, il lato dolce, ovviamente non rispecchia molto i classici Waite Smith. Quindi magari è una scelta fatta proprio appositamente per questo, con questo cagnolino, con la fedeltà. Non lo so, sì, cioè, è ovvio sì che è totalmente diversa perché rispetto alle altre dove ci sono questi o lupi o cani, insomma, che sono un po' minacciosi, invece in questo caso no. Magari adesso andiamo a vedere che. Sì, andiamo a vedere subito che interpretazione ha dato. Allora, oioioio, un attimo, questo devo fare subito un appuntino qui perché probabilmente non si sono accorti che c'è un errore di stampa. Qui al lotto c'è la giustizia, quindi hanno invertito le cose. Quindi 8 giustizia, 11 la forza, quindi non è esattamente in questo modo, quindi c'è questo piccolo errore nel libricino. Poca roba, insomma, ce n'è uno. Infatti subito mi è balzato l'occhio, uno si accorge subito di questo piccolo piccolo errore. Stavo vedendo un po'. Ah, ecco, forse qui ci tengo a dire anche un'altra cosa che ho notato,
che probabilmente non sono stati inseriti i nomi anche per una questione di eleganza grafica, presumo, perché sono molto più belle così, con questo contorno floreale, molto elegante, e quindi credo che sia proprio una scelta fatta per non andare a disturbare, diciamo, la bellezza della rappresentazione e della grafica. Poi può essere anche una scelta, come potete vedere, perché ad ogni carta è stato dato un nome diverso da quelli classici. Abbiamo il dandy, il matto, abbiamo l'illusionista, vabbè, ci sta col mago, abbiamo la grandama. L'imperatrice è la signora dell'anello, il gentiluomo, l'imperatore, il principe della fede, cioè ci sta, l'abbraccio, il carro, la contadina, abbiamo visto infatti, la giustizia, l'equilibrio, ci sta, la ruota, la partenza. Oh, qui incarna la partenza. Qui mi devo dire un appuntino che mi è venuto in mente. Quindi ogni carta ha un nome diverso, quindi secondo me sono ben due. Poi magari mi dite voi nei commenti cosa ne pensate. Secondo me non hanno inserito i nomi alle rispettive carte perché sia per non rovinare l'eleganza della carta stessa, sia perché siccome hanno pensato di chiamarle in modo diverso, magari potevano andare ad offuscare, no, l'interpretazione, andare a confondere, perché se uno li vuole leggere in una maniera più tradizionale, almeno vedendo un nome diverso, non si va a confondere. Quindi uno le può leggere in modo tradizionale, ma da quello che vedo, siccome alcune cose si vanno proprio a discostare da quelle che è, diciamo, la tradizione Waite-Smith, li può leggere andando a seguire quello che si trova nel libricino, che è un po' diverso. Quindi si allontana un po' dai significati tradizionali. Veniamo a noi sulla luna, perché stavo appunto, volevo scoprire, visto che è quella che è tanto, tanto, tanto diversa, insomma, ce ne sono altre, anche il carro stesso effettivamente, c'è cioè la temperanza che è, però la luna è quella che mi ha colpita di più. Si chiama il bacio segreto. Tenera e crudele è la fantasia che intinge le punte dei dardi nel veleno dell'illusione. Nascondersi non serve, i capricci vanno soddisfatti. Beh, interessante. Interessante, insomma, è da studiare e da valutare. Probabilmente, allora, non ci vedo tanto cioè ci vedo, sì, la tenerezza, però. Probabilmente, ecco, hanno voluto rappresentare la fantasia, qui si sta fantasticando, si sta magari sperando forse su un futuro insieme ed eventualmente magari avere anche un figlio, un bambino, forse per questo l'hanno associato anche alla luna, visto che è legato molto alla maternità. Può darsi, sì, può darsi, ci sta, ci sta. Ok, volevo fare attenzione a non lasciare così per non perdere il segno. Il sole, bello anche questo. Il giudizio, sì, anche questo. Ci sta, che è abbastanza classico. Ah, me li metto in modo meglio. Il mondo, ecco così, scusate, così potete vedere ancora
meglio tutte le carte. Il mondo è bellissimo, questa coppia che sostiene questa sfera in rame, vabbè, presumo rame dato il colore, però la cosa più importante è che ci sia questo fanciullo o fanciulla appunto sopra e che quindi è proprio il loro mondo, lui o una lei. Bello, mi piace tantissimo. Allora, già da questa prima visione qui le carte sono molto belle, anche le raffigurazioni stesse, i colori. Diciamo sì, tanti tanti colori eleganti, tinte dolci, pastello, cioè almeno dal punto di vista mi sta piacendo quasi tutto. Ovviamente vi posso già dire che non è un mazzo che consiglierei ad un principiante, insomma, chi si è avvicinato da poco oppure chi si vuole avvicinare. Consiglio comunque di comprarlo se esteticamente vi piace, se siete attratti, sicuramente sì, cioè, lo consiglio, poi lo potete mettere da parte oppure con calma ve lo studiate. Perché quello che vedo è che ci sono dei significati che vanno un po' al di là di quelli tradizionali e quindi cioè, non mi sento di dire ok, questo è un Waitsmith, però secondo me si allontana e quindi prende un po' quelli che saranno diciamo, i mazzi da Crowley in poi, dove addirittura vengono cambiati i nomi dei semi, vengono cambiati i nomi delle carte, anche i significati tradizionali stessi. Questo è un mazzo potenzialmente ricco da altri punti di vista, quindi se uno lo vuole leggere con i significati tradizionali, ok, lo può fare. Però il bello secondo me è proprio quello di lasciarsi coinvolgere e trascinare a livello diciamo, emotivo e intuitivo e andare ad estrapolare magari dei significati e delle interpretazioni totalmente vostre. Quindi potete addirittura prendere una carta stessa una per volta con un vostro diciamo, quaderno. E man mano nell'osservazione della carta stessa, se, secondo voi quanto si allontana, se si allontana troppo da quello che conoscete e poi quando andate oltre, cercate, diciamo, di capire, oltre a vedere nel libricino le indicazioni, che cosa sentite, che cosa vi vuole dire una specifica carta. Quindi sicuramente è un mazzo da studiare e deve essere preso per quello che è, per quello che vi vuole dare, cioè quel qualcosa che va oltre i significati tradizionali. Quindi qui abbiamo i 22 maggiori che, come ho detto, già avevo visto che negli arcani minori andremo a vedere che ogni seme è dedicato a una rispettiva città, però ci sono dei richiami, anche qui abbiamo potuto vedere sia Parigi, qui avevo visto ecco, anche la Torre Eiffel, abbiamo visto Venezia, cioè c'è tutto anche qui un po' misto. In questo momento potete fermare per avere una visione completa e vi ricordo che alla fine c'è lo slideshow uno per uno di questi arcani, così potete visionarli meglio. Adesso li andiamo a togliere e vi mostro gli arcani minori. Andiamo seme per seme. La qualità è abbastanza buona. Sì, è la classica qualità delle carte dello scarabeo, diciamo, a me sembra abbastanza buona, io mi trovo bene.
anche perché sono maneggevoli, cioè delle carte che magari più spesse ho un po' difficoltà a mischiare, cioè è ovvio che tendono a rovinarsi prima, quindi bisogna fare molta attenzione a come si mischiano. Ci sono vari modi di mischiarle, io cerco sempre di mischiarle nel miglior modo possibile in modo tale che non si possano rovinare soprattutto i bordi. E poi ovviamente le carte vanno pulite, vabbè, non solo con gli incensi, dalle energie negative, da tutti i tipi di energie strane, purificate, benedette, potete fare tutto quello che volete, però anche fisicamente vanno pulite in modo tale che possano durare quanto più possibile. Adesso cominciamo con i 56 minori e partiamo proprio dalle coppe, da quello che vedo dalle coppe. Ok, pronti? Ah, dicevo, partiamo dalle coppe, però vediamo. Come abbiamo detto, le coppe sono associate a Venezia. Anche qui c'è la caratteristica del, sì, vabbè, del numero, ovviamente, del seme. Però ogni carta ha il suo nome specifico, quindi troveremo l'asso fonte battesimale, poi il 2 il brindisi, la casa dell'amore, il 3 e vabbè, le andiamo a vedere. Quindi questa è tutta una cosa da scoprire. Probabilmente l'indicazione principale, cioè il nome stesso della carta, potrebbe essere difficile da ricordare, però può dare magari anche un'ispirazione a far sì che si possa trovare poi quel significato in più che uno può cercare. Abbiamo l'asso di coppe, mettiamo qui. Sì, qui in questo caso, appunto, come abbiamo visto scritto, è una fonte battesimale e ci sta anche con il significato tradizionale. Da quello che vedo c'è il numerino nella parte superiore e nella parte inferiore c'è il simbolino del seme corrispettivo, quindi qui c'è la coppa. Vediamo il 2, quindi qui c'è questa signora e quel signore. E può darsi una fase, diciamo, iniziale di un incontro, può darsi, di solito il 2 di coppe è più, me l'aspettavo un po' più romantica effettivamente, un po' come abbiamo visto per gli amanti, però qui può rappresentare proprio quella parte, una fase iniziale, no? Di poi un possibile approccio. Diciamo così. È bello che le due coppe, se ci fate caso, le troviamo giganti, no? In queste, non so, possono essere fontane, possono essere delle fonti, sì, le fonti dove all'interno c'è dell'acqua. Abbiamo il 3. Questa è dovrebbe essere proprio una casa d'appuntamenti? Sì, ma col 3 di coppe, che indica anche la condivisione, l'allegria, il fatto di, diciamo, di ritrovarsi insieme, sì, può essere un'interpretazione diversa e simpatica e carina, diversa dalla tradizione, in effetti. Ah, per me. Da quel poco che già tanto che ho visto, ok, perché avevo visto tutti i maggiori, secondo me proprio la ricchezza di questo mazzo qui è proprio questo, il fatto di andare oltre i significati tradizionali. Capisco perché per questo vi avverto, se cercate di leggere questo mazzo esclusivamente con i significati tradizionali, secondo me
perdete un valore aggiunto che effettivamente queste carte, insomma, ci stanno mostrando in questo senso. Qui abbiamo questo 4 di coppe, che tendenzialmente è una carta un po' più che indica la stanchezza, la noia, no? Quindi ci può stare anche con un senso di aspettativa, no? Questa immagine può, insomma, un po' alludere, no, a questo senso di aspettativa, dove si vede questa donna che si sta caricando, no? Sta cercando di capire e ascoltare che cosa le sta dicendo e che cosa vorrebbe quest'uomo qui. Dal punto di vista romantico ci sta. Il 5 di coppe, qui si sta litigando. Probabilmente qualcuno ha scoperto il tradimento. Bella anche questa rappresentazione. Il 6, che è la carta del passato. Sì, diciamo, lo vedo come magari un tempo a loro sarebbe piaciuto andare con queste giovani donzelle. Però almeno è la mia impressione, no? Poi magari mi dite voi. Siccome sono abbastanza, li vedo avanti con l'età, altro che andare con le donzelle. Qui c'è, cioè, meglio farsi una bella bottiglia di vino, perché anche questo è divertimento. Cioè, ormai è una cosa, no? Passata, che non è più adatta o alla loro età, oppure a un loro stile di vita. Comunque, in qualche modo rappresenta il passato, e qui ci sta, rappresentato in modo diverso, però ci sta. Qui abbiamo il 7, le illusioni, sì. Anche qui è bello, cioè, se ci fate caso, come ho notato qui, le tre coppe sono raffigurate, no, qui all'ingresso di questa porta. E poi ovviamente ogni carta trova l'escamotage dove inserirle. Qui il 4. Ah, eccole, adesso le vedo. Sono qui sopra, le vedete? Sono queste le 4 coppe. Qui sono in questo, diciamo, candelabro, no, in questo lampadario, scusate, al di sopra. Bella anche questa soluzione grafica, mi piace. Qui invece sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ognuno con il proprio calice, coppa, diciamo così. 7 sono sul ventaglio della signorina, quindi beh, ci sta anche che, con il significato stesso della carta, delle illusioni, diciamo, di una, no? Di una speranza. Poi c'è anche l'uomo con la maschera, quindi mi sembra che rispecchia abbastanza bene il significato. Ovviamente è tutto da rapportare all'ambito, non solo, beh, dell'amore, del romanticismo in genere. L'otto di coppe. L'otto di coppe, allora, tendenzialmente è una carta di abbandono. Però, insomma, sì, bisognerebbe capire anche. Poi magari sicuramente me le andrò a studiare, perché è proprio quello. Allora, qui c'è l'attesa. L'attesa, l'amore è timido, devi fermarlo ora o lo perderai. Quando la fiamma è tremolante, bisogna chiudere le finestre. Ok, sì, dice una carta di attesa in questo caso, che bisogna cogliere qualcosa al volo. Ci sta, ci sta, ci sta. 9,
come vi ho detto, ci sta che vogliano in un certo senso cercare in qualche modo di adattare i significati della tradizione a qualcosa di più romantico, e magari quando non ci si riesce si trova qualcosa, un escamotage diverso, e allora magari in quelle circostanze purtroppo ci si allontana decisamente dal significato tradizionale. Abbiamo il 9, la soddisfazione. Anche in questo caso, diciamo che la soddisfazione è un po' più dell'uomo che della donna. 10, che è una carta più che rispecchia, diciamo, di solito la famiglia, come vedete, anche in questo caso è un po' diversa, cioè nel senso ci può stare che magari va a rappresentare questo quadretto. Chiamiamolo familiare, insomma, dove la signora, insomma, ascolta magari il proprio insomma, marito che suona per lei e suona per questi gatti. Ci sono un sacco di gatti. Anche questo è da studiare e da approfondire. E abbiamo poi infine le quattro carte di corte. Qui abbiamo il fante, il cavaliere, la regina, molto affascinante, molto bella in questo vestito e con questa coppa gigante sul cappello, in testa. E poi abbiamo il re. Beh, quello che posso dire, ovviamente sono in costume, sono in epoca. Mi fa un po' Casanova, vero? Sì, mi dà quella sensazione, quell'emozione lì, che siano ispirati un po' a Casanova. E queste sono le coppe. Qui potete fermarle, potete fermarvi proprio in questo momento qui, così potete avere una visione completa di tutte queste carte. E adesso andiamo a vedere, dovrebbero esserci le nari, vediamo un po', senza fare tanti strafalcioni, vediamo qui, cioè in teoria sì, dopo le coppe ci sono i denari, sì, ci sono i denari. E andiamo a vedere, allora, denari, asso di denari, c'è questa grande moneta, mi sembra quasi che sia incastonata in una sorta, no, di involucro, di protezione. Ci sta. Andiamo a vedere un po' che cosa dice dell'asso. Ah, ecco, prima di tutto, quindi i denari sono associati alla città di Roma e qui l'asso la chiama la moneta di rame. Questo è il momento atteso, basta guardarsi intorno, basta cercare l'amore tra i tanti amori. Ma va bene, ok. No, il fatto che sia messo in questa specie, non dico di teca, almeno questa è la sensazione che visivamente mi dà, che sia proprio conservato, no? Preservato questo asso. Preservato per essere tirato fuori probabilmente al momento giusto. Questa è molto bella, dove ci sono questi due bambini, no? Su questo piccolo carretto con queste caprette. E ovviamente è diverso, è molto 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 diverso dalla tradizione, dove di solito c'è un ragazzo con due pentacoli nelle mani che si destreggia, e qui è vero, un po' particolare, buffo il viso della bambina, un
un po' dubbioso, un po' incerto, forse rivedo un po' l'incertezza di quella carta lì, la rivedo nel faccino incerto, non voglio dire schifato, però della bambina così, con questo occhietto chiuso. Qui abbiamo il 3, pentacoli. Ci sta provando, insomma, ci sta provando a fare a mostrarsi, ecco, sì. Sta mostrando sta mettendo a prova se stesso, la dimostrazione della sua forza, si collega un po' a quella che è del mazzo Will Smith. Interpretato ovviamente in modo diverso, però alcune cose, insomma, ci stanno. Nel 4 c'è questa donzella qui con queste caprette. Vabbè. No, sì, può essere una fase preparatoria. C'è questo uomo che comunque guarda. Però sì, può essere una fase preparatoria. Voglio andare a vedere per curiosità. Ah, la pastorella fra le capre. Va bene, ci sta, è lì, in attesa. Le catene più potenti non sono di ferro ma di aria, stringono al collo senza lasciare segni e stritolano la volontà. E poi c'è probabilmente anche, questa è la spiegazione in positivo e in negativo, qui c'è la cupidigia. Ma come 4 denari, insomma, perché... di solito c'è un uomo, no, che trattiene una grande moneta. Magari potete andarla a vedere, cioè potrei anche farvela vedere io adesso se riesco a trovarla. Ecco, vedete per esempio quello che vi dicevo prima, delle due, con questo signor qui. Questo è il 4, con questo signore che trattiene a sé, quindi è un po', diciamo, un po' chiuso in se stesso, in senso di protezione, no? Verso le proprie cose. Probabilmente qui chi è in protezione è proprio quest'uomo qui che sta controllando lei che cosa sta facendo, quindi ovviamente protegge ciò, sorveglia e protegge ciò che ama. E anche qui, come vi ho detto, sono state utilizzate degli escamotage dove i denari pentacoli sono rappresentati uno su questa colonna e gli altri qui, li potete vedere. Beh, ogni carta ha trovato il proprio escamotage dove inserire il pentacolo oppure, come abbiamo visto prima, le coppe e quant'altro. Qui non lo vedo. Qui probabilmente, diciamo, alla ricerca, no? Andiamo alla ricerca. Possono essere queste due ruote, effettivamente. Ci può stare. Andiamo a vedere il 5. La carta di necessità, bisogno, insomma, un po' distante. La vedo un po' distante perché di solito... La vedo un po' distante, ecco, però sicuramente andrò a studiarla con quello che può cambiare, per vedere come può cambiare il significato e che cosa mi vuole dire. Questo che consiglio anche a voi, quindi se conoscete i significati tradizionali, è ovvio che se li leggete con quelli può essere abbastanza, diciamo, riduttivo, potete farlo, però vi consiglio comunque di mettervi e cercare di andare ad estrapolare quello che vi sta dicendo questa carta stessa, cercando di andare oltre il significato stesso. E qui sono stati inseriti sul tavolo. Forse ci può anche stare con... La perdita di denaro, cioè il proprio spendere eccessivamente, può darsi, sì, può darsi in questo caso, quindi non curarsi dei propri soldi e
sprecarli e buttarli proprio in questo caso qui. Però più o meno bisogna, come avete visto, un po' estrapolarli. Bisogna proprio pensarci e riflettere proprio sull'immagine. E l'abbiamo il 6. Anche questa è molto bella, anche qui ritroviamo i nostri pentacoli rappresentati qui. Oddio, l'altro non lo vedo, vabbè, però so che c'è, magari se voi l'avete visto me lo potete dire. E qui ci sta, sì, effettivamente sul dare avere, no? Quindi dare qualcosa. In cambio c'è questo signore che sta facendo il ritratto, probabilmente verrà pagato per quello che farà, per il disegno, il quadro che sta facendo. Il 7, quindi con il 7 questa donzella sta inseguendo questi pentacoli. L'8. L'otto è un po' diverso, di solito è incentrato sul lavoro, probabilmente qui c'è un altro significato diverso, adesso non mi sto a soffermare perché sennò staremo un'infinità di tempo, però come vi ho detto poi potete dedicarvi a leggere per bene il libricino, o magari quale potrebbe essere un esercizio migliore, prima ancora di andare a vedere che cosa c'è scritto, potreste proprio voi in autonomia mettervi davanti a quella carta e cercare a livello intuitivo di capire che cosa vi sta dicendo. Può anche essere in questo caso, sì, è vero che è una carta che indica l'impegno nel lavoro. Ok, qui di impegno ce n'è nel lavoro, nel senso che questo mi sembra un pastore che sta curando il proprio gregge, però nel momento del lavoro si sollazza con questa signorina qui. Comunque si diverte lo stesso anche lavorando, trova un momento per dedicarsi al lavoro. Alla gioia. Qui abbiamo il 9. Il 9 sì, godersi l'abbondanza, godersi quello che si ha, ovviamente in dolce compagnia. Qui abbiamo il 10, il 10 di denari. Anche qui è abbastanza diverso, anche qui da interpretare. Perché è curioso questo 10. Questo 10 di denari è abbastanza curioso perché lo indica come una trappola amorosa. A quell'appuntamento non puoi mancare, non stringere troppo i lacci della sorte e lascia fare al cuore. Abbandonati e non chiedere. Ah, in questo senso qui, qui è difficile anche per me, ovviamente. Sì, c'è questo signore che sta cercando di slacciare questi lacci qui. Probabilmente lei che è un po' restia, no? A lasciarsi andare, a lasciarsi coinvolgere, e allora lui ci sta provando, no? Quindi a lasciare andare, a far sì che lei si lasci andare. E poi abbiamo le carte di corte, abbiamo il fante che sta suonando e sta cercando di guadagnarsi qualche soldino, almeno ci prova suonando, il cavaliere che è qui in cerca diciamo, della fonte, però c'è appunto un pentacolo, diciamo, nella fonte. Bellissima questa regina, sì, molto molto bella. Lei sul suo letto dorato, in questo caso dove c'è questa sia la testiera sia questa parte qui, no? Sta indicando qualcosa, quindi probabilmente già la vedo l'ambientazione abbastanza fastosa, ricca, diciamo lei stessa che
cerca di custodire e preservare la propria ricchezza, infatti è questo denaro che lo inserisce, cerca di inserirlo nel seno, però diciamo, a tutto probabilmente, indicando questo putto qui, le manca qualcosa, pur avendo tutto. Non si può aver tutto. E qui abbiamo, questo incarna in modo perfetto la gestione, l'amministrazione, quindi l'uomo che va ad amministrare il proprio potere economico, in questo caso i soldi. Forse c'è anche un significato stesso nell'avere inserito proprio i denari in questo modo, magari potreste anche cercare di capire questa cosa qui, no? Quindi che da tre man mano crescono e aumentano, quindi simbolo di una buona gestione che va man mano ad aumentare i propri profitti. Può anche essere. Sono tutte cose che sto cercando di mettere così perché io di solito poi mi ci metto con la calma, con la pazienza, vado ad annotare delle nuove intuizioni, delle cose che mi danno in un preciso momento e quindi richiede molto più tempo di quello che vedete adesso. Quindi sicuramente adesso faccio questa cosa abbastanza breve, però poi sicuramente mi ci metterò con molta più attenzione. E adesso passiamo ai bastoni, almeno dovrebbero esserci i bastoni. Se volete in questo momento fermate l'immagine così potete avere una ampia visione su tutti i pentacoli e io passo ai bastoni. Anche questi molto belli, sì. Passiamo, in effetti sì, ci sono i bastoni. E poi le spade. Allora, quindi abbiamo detto Venezia, le coppe, ai denari è stato dedicato Roma e al seme di bastoni abbiamo Parigi. Qui abbiamo questo bel bastone, voi magari non lo potete vedere bene, però se poi riuscite ad ingrandire l'immagine, cerco di farvelo, è bellissimo, bellissimo perché non solo qui vediamo le quattro stagioni diverse, sì, come se il fuoco della passione si va ad accendere sempre. In qualsiasi stagione. Passione sì, perché in pratica si vede proprio sulla maniglia, no? Di questo bastone qui una statuetta dove c'è un uomo e una donna che fanno qualcosa, tutti abbracciati, insomma. E poi ovviamente c'è anche questa bella giarrettiera. No, io vorrei sapere come la chiama. Così per curiosità, il bastone da passeggio. Vabbè, sì, ci sta. Bastone da passeggio. Ok, allora qui passiamo con il due di bastoni. Una fase preparatoria. Perfetto, sì, ci sta come significato. Cioè, l'amico che lo sta preparando probabilmente al matrimonio. Probabilmente dico a una cerimonia, a un matrimonio, perché gli sta mettendo presumo la rosa nell'occhiello. Qui abbiamo il 3 di bastoni. Allora, capisco che anche qui i bastoni, come gli altri semi, si sono trovati un po' degli escamotage per inserirli nell'immagine. E qui nel 3 di bastoni, in questo caso, vedo che ci sono probabilmente tre corteggiatori. Lei è così felice e entusiasta di essere circondata da questi tre corteggiatori di età diversa da quello che vedo. In pratica tutti. Abbiamo
Abbiamo il 4. Corteggiatori, almeno a me sembrano corteggiatori. Poi, allora, 3, la peregina. Sì, ci vuole coraggio per dire sì, ci vuole forza per dire no. Dall'orgoglio strappato filtra una nuova luce. Ci sta, allora, siccome di solito il 3 rappresenta l'ambizione, no? L'ambizione, le aspettative. E quindi anche la pianificazione in un certo senso, sì, vediamo pianificazione, preparazione, una pianificazione vera e propria con il 3 di bastoni che va a proiettare le proprie ambizioni, no? Nel futuro. In questo caso le proprie ambizioni sarebbe per la signorina trovare un giusto partito, quindi quello che offre di più. Ok, ci può stare, ci può stare. Allora, se quello che vedo probabilmente stanno facendo dei doni a questa signorina, perché qui c'è questo ragazzo che dietro di sé ha un regalino ancora chiuso. Presumo che questo gli abbia regalato la collana e il signor dietro, cioè con questo mazzo di fiori che deve fare. Vabbè, sorrido, ma che deve fare con questo? Probabilmente qui arriva quello giusto, eh. Qui c'è un anello dentro, lo sento, me lo sento, però lei è già felice con quella collana, quindi se la giocano questi due, eh. Vabbè, simpatica anche questa carta qui. Scusate questa disquisizione, così, però mi viene spontanea, insomma, per questo mi stanno piacendo, sono contenta di questo mazzo di carte. E qui c'è questo, i festeggiamenti, no? Festeggiamenti per il matrimonio. Qui ci dovrebbe essere persone che si picchiano, ci dovrebbe essere un conflitto. Di solito, però, qui c'è queste signorine che stanno ballando. Probabilmente il conflitto verrà e come, cioè, se lui continua a guardare quelle signorine, sono ammazzate. Sono ammazzate dalla sua signorina. Però, magari lei non lo sa che. Lui gli sta per regalare questo mazzo di fiori qui, oppure magari è indeciso chi scegliere. Forse il conflitto è proprio in questa cosa, ma chi devo scegliere tra tutte queste donzelle? Può esserci anche questa interpretazione. Quindi sì, io consiglio anche di andare oltre a quello che trovate, perché cioè, da quello che ho letto fino adesso sono molto poetiche, quindi non effettivamente così tanto, diciamo, precise. E quindi un ulteriore consiglio che vi do è proprio, come vi ho detto, già di mettervi e cercare anche di andare oltre al libricino stesso. Un'indicazione ve la dà, però vedo che è molto, molto fantasiosa e poetica. Il 6 di bastoni. Qui si stanno, diciamo, allontanando, vabbè, probabilmente stanno facendo una gita romantica. Poi abbiamo il 7, c'è questa partenza, vabbè, qui sì, c'è una partenza. E qui c'è l'8 di bastoni. Allora, probabilmente qui lui forse si sente, diciamo, legato. Non lo so, è una carta che di solito rappresenta un movimento, no? Le notizie che stanno arrivando, qualcosa che sta arrivando. Quindi qui già si capisce anche dalle altre carte che bisogna andare ad estrapolare un altro tipo di significato. Abbiamo il 9 di bastoni, dove c'è questa piccola, mi colpisce questa piccola bambina che sta guardando, probabilmente allora può essere che si stia
difendendo da questa situazione qui, diciamo che la osserva, però non mi sembra una situazione, potrebbe essere un tradimento, no? Può darsi che o sia figlia di uno dei due e che quindi in un certo senso non sia molto felice di questa situazione che sta osservando. È in osservazione, come un po' lo è effettivamente il 9 di bastone. Qui, giusto per intenderci, sì, vi faccio anche capire, anche potete vedere, questo è il 4 più o meno, sì, ci sta, è stato interpretato come questi bastoni che sono eretti, così ci sono anche qui e ci sta. Quello che vi dicevo prima con il 5 di bastoni, c'è un conflitto, insomma, ci si deve difendere, ci si deve combattere per qualcosa. Qui probabilmente è lei che forse deve combattere la concorrenza, però con dei suoi metodi. Magari sì, adesso che la guardo meglio, sì, può essere questo significato qui, che probabilmente è lei che deve un po' combattere, diciamo, la concorrenza e lo fa a suo modo. Queste svergognate lo fanno mostrando diciamo, le gambe e le loro grazie, invece lei lo fa in un modo molto più casto, delicato e romantico e anche più elegante, ovvio. Qui abbiamo vabbè, come avevo detto, questa gita, il trionfo, sì, ci sta con la felicità, insomma, di condividere questo momento qui. Bisogna capire poi, approfondire perché c'è questa gabbia, che stiano andando a liberarlo, questo uccellino qui, oppure lui gliel'ha donato, è probabile, può essere, può anche essere. Il 7 sì, sono gli ostacoli, come ovviamente si allontana, potete vedere, si allontana un po'. L'ostacolo qui potrebbe essere magari, non lo so, il fatto. Allora, io vedo che questi due si incontrano, quindi non lo so, forse è l'altro signore che vorrebbe stare al posto suo, allora lo ritiene, diciamo, un ostacolo. Può anche essere. Quindi anche qui magari vi potete divertire a trovare dei vostri significati. Stessa cosa anche l'otto, diciamo, è diverso. Qui è la velocità, la fretta, no? La velocità e la fretta. Adesso non vorrei dire cose sconce, però però qui è stato consumato qualcosa troppo in fretta, e allora quindi non ci si gode il momento. Può anche essere questa cosa qui. Non mi ricordo se sono andata a vederlo o no. Mi ricordate se sono andata a vedere il significato dell'otto di bastoni? Non credo. Risveglio amoroso. Sembrava così lontano, invece era lì a due passi, adesso nulla sarà più la stessa cosa. Risveglio amoroso, sì. Ok, allora adesso ho capito, ci sta con il significato di un qualcosa che arriva, no? Quindi magari non si aspettava di vederlo ed effettivamente di averlo accanto, e invece si è risvegliato, no? Con l'uomo, diciamo, tra virgolette, sono vicino. Sì, ci sta in questo caso con l'arrivo di una sorpresa, del fatto che non si aspettava di avere questo incontro, questo risveglio amoroso. E ci sta. Qui c'è stare in difesa, sulla difensiva, probabilmente, pur essendo in primo piano questi due soggetti, la difesa è probabilmente sua. Della ragazzina che insomma, sì, si trova a vedere una scena che probabilmente non doveva vedere. E poi, vabbè, dato che ci sono, vi faccio vedere subito il 10. Il 10 di bastoni, che in questo caso dovrebbe rappresentare,
l'affaticamento, no? Il far troppe cose, diciamo, insieme e invece anche qui un po' si allontana, diciamo, dai significati, perché qui vedo la metropolitana e no, probabilmente c'è un alone di tristezza forse qualcuno se ne deve andare, insomma, si devono distaccare, si devono allontanare e quindi c'è questo momento un po' triste, un po' pesante, un po' faticoso. Sì, probabilmente potrebbe essere questo. Ho detto, non vado sempre, diciamo, a vedere, solo in alcuni casi, però sicuramente li andrò a leggere, possono dare delle indicazioni interessanti, però ripeto, vi consiglio magari di cimentarvi voi come sto giocando, ecco, di giocare a trovare delle vostre possibili interpretazioni, possibilmente guardando solo la carta senza andare a leggere. Andiamo a vedere le carte di corte. Qui abbiamo questo fante, molto bello, molto elegante, è lui che si sta accingendo a portare questo mazzo di fiori. Però lo sguardo alla statua glielo dà, perché è una signorina molto interessante, bella, quindi questo sguardo glielo dà. Perché no? Dice, ah, però. Bello questo lampione, diciamo così, questo lampione di strada, molto bello. Anche qui probabilmente c'è un significato da estrapolare. Questo cavaliere che probabilmente sta andando appunto a recuperare qualcosa per se stesso, oppure penso, diciamo, presumo per la propria donzella. E poi c'è, diciamo, la regina, mi sembra un po' stanca. Ah, ma probabile che, insomma, qui ci sono i residui di qualcosa, o di una festa, o di un incontro, oppure se sì, qualcuno ha lasciato qualcosa a terra qui. La vedo un po' stanca, effettivamente. A Falbaldoria qui ci sta, ci sta. E poi c'è il re di bastoni. Anche qui vi potete cimentare con l'estrapolare appunto i significati con gli elementi che trovate all'interno di ogni carta. E come ho detto negli altri, anche qui è bello vedere che trovano queste soluzioni grafiche per andare ad inserire proprio in questo caso i bastoni. Qui per esempio li troviamo in questa specie di incensiera. Qui invece li troviamo qui. Qui l'abbiamo visto. Qui invece ce l'hanno in mano, diciamo, le signorine. Il 9 potrebbe essere, diciamo, il cancello stesso, questa raggiera qui. No, è bello, bellissimi anche questi. Quindi potete, come vi ho detto prima, alla fine fermarvi un attimo ad osservarle nella loro, diciamo, interezza, tutte e 14. E adesso concludiamo con le spade. Allora, questo lo sto facendo in diretta senza nessun taglio, senza niente, quindi abbiate pietà. Anzi, sapete che faccio? Bevo un goccino di acqua. Altrimenti, per questa piccola concessione, prima di terminare con le spade. E le spade abbiamo Vienna. Abbiamo visto prima che era Parigi, adesso abbiamo infine Vienna. Ok, allora, questa spada qui, proprio l'asso, questa spada è andata a tagliare questa rosa. Interessante proprio il fatto che va quasi a sanguinare, no? Quindi può in qualche modo appunto rappresentare il fatto che
la forza, la potenza dell'intelletto e della ragione, in un certo senso, va purtroppo a recidere, a tagliare i sentimenti e le emozioni. Può essere il 2. In questo caso non ci sono persone, di solito in un'altra rappresentazione c'è proprio una signorina con le due spade, diciamo, incrociate davanti a sé. Invece qui c'è un'aquila, questo fregio qui, con, no, dove si vede questo cuore qui davanti. Allora, il panno c'è perché di solito la signorina è bendata, queste due spade incrociate, quindi alcuni elementi ci sono. L'indecisione, il conflitto, insomma, anche qui bisogna un attimino interpretarlo, però si può estrapolare. Il tradimento, questo è stato pagato caro, Quindi c'è di solito un cuore trafitto da tre spade, qui ci sono tre spade, una qui a terra, due effettivamente ce l'ha lui, non capisco perché ne abbia due, però fa comunque capire che il vincitore lo abbiamo e un cuore effettivamente è stato trafitto, quello del traditore. Oppure qui, non so, cioè si presume effettivamente che questa signora sia sposata con questo signore qui e qui abbiamo l'amante che è stato licenziato in questo modo brutale purtroppo. Anche qui abbiamo il 4. Oh là là, questa è una bella sorpresona, perché il 4 di solito è una carta ferma, di blocco, statica. E per chi magari non ce l'ha presente, ve la mostro subito. Ecco, quello che vi dicevo prima, no? Sia la signorina bendata, sia il 3, diciamo, trafitto, che ci sta perfettamente con il tradimento. Quindi forse questa è la carta più, diciamo, rappresentata in modo migliore, perfetto. Ci sta. E abbiamo il 4, come vedete. È molto molto più movimentata, quindi si vede che hanno deciso di andare molto oltre il significato stesso della carta e quindi qui c'è questa sala da ballo, no? Dove ci sono queste due coppie. No, questa la vado a vedere perché è molto particolare. Proprio perché è troppo diversa. Il valzer viennese, morire e rinascere tante volte, tanti quanti sono i giri di valzer. Un passo indietro, due avanti e poi indietro ancora, all'infinito. Probabilmente hanno voluto rappresentare un qualcosa che non finisce. Cioè, da quello che ho capito io, quindi una specie di loop, no? Quando ci si trova a vivere, diciamo, una situazione, abbiamo visto in quello originale di blocco, di staticità, e invece in questo caso non c'è staticità per il movimento, diciamo, di per sé, per il ballo dei personaggi. Però il rappresentare proprio quella situazione che si ferma e si vuole fermare in quel momento, quindi di un loop che continua ed è sempre, diciamo, quello, l'andare avanti e l'andare indietro, da quello che ho letto, l'andare avanti e l'andare indietro, ritornare di nuovo avanti e ritornare di nuovo indietro. È interessante anche questa specie di interpretazione. Ovviamente si allontana molto molto, però in qualche modo si può, come si dice, affibbiare. Poi abbiamo il 5, qui ci sta con
con la perdita. Probabilmente questo poveretto, niente, o ha perso qualcuno o è stato rifiutato e quindi sta gettando in questo canale, in questo fiume qui, i propri fiori. Abbiamo il 6, il 6 di spade, che vabbè, qui allora vuol dire allontanarsi, ma no, qui stanno suonando qualcosa, c'è un pianoforte, quindi anche qui è un po' diversa, vediamo, un po' suonata a quattro mani. Non abbiate paura del bacio. Non è un'ape che punge, ma una porta che conduce alle arnie colme di miele. Ah, però, una sonata a quattro mani, ok? Quindi, a ce sta a provare, capito? Quindi, forse si può estrapolare in un certo senso il significato dell'altro 6 di spade, quindi prendere quello che si ha a disposizione e andare verso altre sponde, qui in un certo senso si cercano di fare qualcosa insieme e in questo caso sta cercando in un certo senso di vincere la sua resistenza a questo fatidico bacio, insomma, ma più o meno. Abbiamo il 7 di spade, qui c'è attesa, le spade sono messe al centro, cioè a raggio, a raggiera, intorno a ruota, e su questa tavola qui. In attesa lei è sola, allora o è sola perché non deve ancora iniziare qualcosa, oppure è sola perché se ne sono andate, però il fatto che sia comunque apparecchiato come se fosse proprio l'inizio di qualcosa, probabilmente anche una carta di aspettative. E anche qui, insomma, la curiosità, mannaggia, la cortigiana, era tutto pronto, pensato e organizzato fin nei minimi particolari. Qualcosa ha impedito alla bella follia di scatenarsi. Ah, ecco. Sì, effettivamente, come ho detto io, sì, più o meno l'avevo intercettato e avevo organizzato tutto, però non c'è stato niente da fare. Carino anche questo significato qui. Abbiamo l'otto di spade che indica un blocco, diciamo, in questo caso c'è. Cioè, questa signora che sta pregando e quindi sì, c'è rinuncia, c'è blocco, sta pregando, sta meditando, quindi più o meno un'interpretazione diversa anche grafica, però si avvicina un po' a quella che è l'originale. Abbiamo il 9 anche qui, insomma. Si distacca abbastanza perché è una carta di angoscia e preoccupazione. Probabilmente l'angoscia e la preoccupazione, adesso l'ho vista, ci ho fatto caso, è di questa signorina qui. L'angoscia e la preoccupazione, forse perché era lei che voleva essere al posto di questa signora. Eh sì, l'abbiamo beccata. Qui abbiamo il 10 di spade. Allora, non vorrei dire delle bestialità, io spero che questa signora sia viva, spero, perché qui, ah sì, sicuramente, ecco, stavo già dicendo, effettivamente è una bestialità, probabilmente lui se ne sta andando e quindi le sta lasciando questo fiore qui, è un momento, diciamo, triste e le sta lasciando questo fiore. Ah, ecco, diciamo, io stavo pensando le cose peggiori, l'addio, in effetti è l'addio. Evviva, questa ce l'ho fatta, quindi qui abbiamo l'addio. Ah, volevo vedere anche il nome, effettivamente. Nella sala degli scacchi la felicità ha camminato al vostro fianco, ma la fatalità impone le regole.
Chi prima aveva troppo, ora non ha niente. Chi non aveva niente, ora ha tutto. Sì, diciamo, in pratica avevo pensato bene effettivamente. C'è questa signorina che probabilmente prima è toccato a lei avere qualcosa e adesso appunto è nella preoccupazione che la cosa sia finita e quindi sta toccando a qualcun altro avere. E qui abbiamo le quattro carte di corte con questo fante. Sembra la ricerca effettivamente di qualcosa. Ha comunque la spada che è a riposo perché è circondata da questo drappo qui. Questo sì. Questo panno, qui abbiamo il cavaliere. Devo capire perché ci sono, c'è spesso un ventaglio, un qualcosa proprio sulla spada. Però è un po' troppo calma anche questa. Di solito il cavaliere di spade è molto, molto più irruente, molto più arrabbiato. Cioè, se non fosse proprio per questa spada, però insomma, c'è questo ventaglio a piume. Insomma, cioè almeno c'è il cavallo dietro che è nella posa di quello originale. Qui abbiamo la regina di spade con una spada a terra qui. Mi sembra un po' triste, bella, però un po' triste. Un po' triste visto che spesso significa essere indipendenti, soli. Allora, insomma, ci sta. Mi sembra abbastanza rappresentata bene. E poi abbiamo questo re di spade. E anche qui bisogna capire perché questo re di spade ha la punta spezzata, no? Che qui a terra probabilmente ha compiuto una sua lotta, qualcosa, no, qualche questo lo devo andare a vedere. Mannaggia, sono troppo curiosa. Un uomo d'onore. Anche una spada spezzata può ferire. Il cuore che sanguinava d'orgoglio rinasce offrendosi libero e puro. E si è reso onore. Si è reso onore che quindi anche ferito, anche se è stato ferito, e lo indica proprio da questa spada, diciamo, spezzata, lui comunque la usa lo stesso, anche se il suo orgoglio è stato spezzato. C'è tanta roba, quindi potete fare un ottimo lavoro, sicuramente io lo andrò a fare in un modo molto 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 più approfondito, quindi ricordo che non è un mazzo di carte proprio adatto ai principianti, però potete comunque prenderlo perché è bellissimo, le immagini sono stupende. Si possono interpretare, sono molto indicate a un tipo appunto di interpretazione intuitiva. Ovviamente cioè lo stile, questo l'abbiamo visto, e il significato proprio è inerente, è coerente con sì, diciamo, l'amore, gli aspetti dell'amore, ma un po' più ampio di tutto il romanticismo in sé per sé. E, io, diciamo, mi auguro, insomma, di prenderlo proprio perché può dare dei suggerimenti, degli stimoli che vanno oltre i significati tradizionali. È ovvio che potete anche utilizzare quelli che già conoscete e arricchirli di un bagaglio diverso, addirittura trovandone voi in completa autonomia. E io vi ricordo che adesso, diciamo, alla fine potete anche osservare, diciamo, le spade fermandovi qui. Trovate lo slideshow degli arcani maggiori e poi ci vediamo per i saluti finali. Io vi ringrazio.
Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguita, ringrazio tutti gli iscritti al mio canale e anche tutti quelli che si iscriveranno. Mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le notifiche, potete seguirmi anche sul mio gruppo Facebook e Instagram dove troverete novità e attività quotidiane molto interessanti. Se volete potete contattarmi per consulti privati tramite Telegram, Messenger e mail. Trovate tutti i link in descrizione al video e anche al canale. Vi ricordo anche gli appuntamenti del canale da non perdere. L'oroscocarte alla fine del mese e gli interattivi di Exoteric World. Vi ringrazio ancora e vi aspetto tutti al prossimo video. Ciao!